S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Cari amici, ben trovati. Eccoci come sempre al giovedì. Con noi c'è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. Tante belle cose e tanti bei temi oggi, dobbiamo dire. Il primo dei quali, abbastanza d'obbligo, un suo commento vorrei chiederglielo sulle primissime iniziative, soprattutto di carattere economico, che sono state lanciate ieri in una conferenza stampa molto moderna, con tanto di slide, di bacchetta, di hashtag per Twitter dal premier Renzi. Sono sicura, insomma, che lei ha avuto modo di valutarle tutte. Che cosa ne pensa? Ma io credo che sia stata, come dire, una giornata molto importante per l'Italia, molto positiva. Non tutto ovviamente è già definito ed è già operativo, sì. Ma io considero molto positiva l'iniziativa del governo per due ragioni. La prima, perché comincia a creare un clima di fiducia nel paese. Abbiamo un paese che è totalmente depresso, ripiegato su se stesso, sfiducia nel futuro, insomma cominciamo a cambiare il clima e anche le attese. Sì. La cosa importante per un sistema economico, a volte i consumi ma anche la propensione agli investimenti viene determinata dal clima generale che si respira in un paese, e dunque è importante cominciare a voltare pagina, a creare un clima anche di attese positive nel paese. Poi ci sono le misure concrete. La cosa più concreta, probabilmente l'unica, è quella che riguarda l'aumento in busta paga. Sì, gli 80 euro più o meno. 80 euro al mese per chi percepisce meno di 1.500 euro al mese di stipendio. Beh, questa è una cosa importante, è una scelta non facile, si parla di un impegno di 10 miliardi di euro, mi pare che sia un primo segno di attenzione, un aiuto concreto alle famiglie che hanno maggior livello di disagio. Mm-hmm. Quindi da maggio sì, dovremmo avere questo aumento in busta paga. Certo. E poi credo anche dal punto di vista delle imprese non c'è una decisione di impatto analogo, di dimensioni finanziarie analoghe. E tuttavia anche lì si cominciano a dare segnali importanti di aiuto, due in particolare: una diminuzione del carico dell'IRAP del 10% e una riduzione del costo dell'energia elettrica di un altro 10%. E sommate le due misure determinano una riduzione dei costi a carico delle imprese di un qualche rilievo. Ovviamente su questo punto, l'aiuto alle imprese, bisognerà poi insistere nei prossimi anni. Mm. Però si tratterà di riversare lì, a vantaggio delle imprese, tutte le risorse che risparmiamo con la spesa inutile. E poi c'è una terza decisione che mi pare interessante e che riguarda i contratti a termine. Sì, sì. Anche qui più flessibilità, più semplicità nei rapporti fra imprenditore e lavoratori. Insomma, anche qui si cerca di favorire assunzioni anche a breve, ma che sono ovviamente preferibili rispetto a una condizione di disoccupazione e di disperazione. Questo diciamo che è sicuramente importante. Mi pare che importante. Da questo punto di vista, ripeto, ci siano decisioni molto interessanti. Ovviamente per quanto riguarda l'insieme del Job Act ci sarà poi la presentazione a brevissimo, credo, di un disegno di legge ad hoc che avrà un iter parlamentare un po' più lungo. Sì, sì, poi bisognerà aspettare naturalmente. Quindi, diciamo che complessivamente c'è da esprimere un giudizio francamente molto positivo, ma insomma bisogna sapere che quando si governa non è che si sta su un'autostrada. A me sembra ridicola la posizione di quelli che vogliono fare, come dire, i contabili, ma vediamo la copertura qui, lì. Se uno dice, guarda che noi per la copertura contiamo di utilizzare tutto quello che risparmiamo nell'anno, è chiaro che c'è anche un atto di fiducia nel futuro. Poi, se nel corso dell'anno non fai tutti i risparmi che dici di fare, no, dobbiamo sciogliere il CNEL, soldi che se ne vanno inutilmente, dobbiamo sciogliere gli enti inutili, è chiaro che non è già operativa domani mattina, però c'è quel tanto di fiducia nel futuro che serve a governare un paese o a governare qualunque istituzione. Se avessimo sempre a disposizione, un minuto dopo le decisioni, tutti i soldi necessari, non si muoverebbe foglia nel nostro paese. Sindaco, però quando si parla di imprese, si parla di lavoro, c'è il settore dell'edilizia. Ieri abbiamo dato questa notizia della, diciamo, chiamiamolo scippo, è stato definito tale, insomma, non so se lei è d'accordo o meno, di circa 123 milioni di euro che erano destinati all'ammodernamento del raccordo Salerno-Avellino. Insomma, c'è il settore dell'edilizia che contava anche su questi soldi per aprire nuovi cantieri, visto che lei praticamente fino a ieri è stato proprio al Ministero dei Trasporti e anche, tra l'altro, vogliamo dire, lei punta molto sull'apertura dei cantieri
cantieri come valvola per lo sviluppo anche del territorio. In questo caso, insomma, un pizzico di rabbia forse c'è anche. Sì, sì, lo scippo c'è stato, solo che bisogna dire con chiarezza che lo scippo lo ha fatto la Regione. È un altro dei delitti che sta producendo questa giunta regionale, che continua a fare molta propaganda, molte truffe mediatiche, molte truffe comunicative, a cominciare da quella sui fondi europei. Io avrò sabato mattina un incontro con i sindaci dei piccoli comuni per spiegare bene che è una truffa quella che sta facendo la Regione Campania. E da parte mia ci sarà il massimo sostegno per i piccoli comuni, come ovvio. Dove lo farà questo incontro? Noi abbiamo perso 123 milioni di euro semplicemente perché la Regione non ha fatto entro dicembre l'accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture. Ed erano stati avvertiti, vedete che se non fate l'accordo di programma questi soldi lo Stato se li riprende. Non è che lo Stato possa tenere immobilizzati 123 milioni di euro senza che ci sia un impegno a realizzare il progetto esecutivo e ad appaltare l'opera. Ma stiamo scherzando con questi chiari di luna? Bene, la Regione Campania è stata capace di non approvare nessun accordo di programma con il Ministero entro dicembre dello scorso anno, dopodiché i finanziamenti sono stati revocati. È incredibile, un delitto. Quindi noi abbiamo perduto, e di questo dobbiamo ringraziare la Regione Campania, 123 milioni di euro. Poi ovviamente ci sono anche le demenzialità nostre, di chi anziché aiutare ad aprire i cantieri lavora per chiuderli. Questi sono i nemici poi di Salerno, i nemici del Sud, no, quelli che per esempio ci fanno tenere bloccato il cantiere del Crescent per 200 posti di lavoro. Sì, poi arriviamo... e 200 famiglie che stanno appese. Certo. Vabbè, arriviamo anche a questo. Vorrei chiedere due cose però. Intanto, secondo lei è possibile recuperare in qualche modo questi 123 milioni? E poi un dettaglio in più sull'incontro che terrà sabato con i sindaci dei piccoli comuni. Dove lo farete questo incontro? Chi parteciperà? Perché sappiamo che ci sono state molte polemiche, che abbiamo però cercato anche di spiegare nelle scorse... No, c'è un incontro con sindaci dei comuni piccoli, medi, per fare un punto generale della situazione, e alla fine di questo incontro poi renderò pubblico un documento e una sfida che lancio io alla Regione Campania sui fondi europei, ma ne parleremo sabato dopo l'incontro con i sindaci, ai quali ovviamente darò il massimo di tranquillità per quanto riguarda loro, piccoli comuni. Beh, vedremo allora questa sfida di che cosa si comporrà. I 123 milioni invece potranno essere in qualche modo, lei pensa che si riuscirà a recuperarli da qualche parte per il raccordo Salerno-Avellino? Se va a governare la Regione Campania qualcun altro, probabilmente sì. Se rimane questa Regione e questo governo, questi soldi non li vedremo mai più. Così come non vedremo miliardi di euro di fondi europei, che al di là delle palle propagandistiche che hanno raccontato ancora in questi giorni, saranno perduti e saranno rinviati a Bruxelles per mancata capacità di spesa di questi fondi da parte della Regione Campania e anche dei comuni. Torniamo sulla... anche su questo naturalmente c'è tutto da vedere, insomma, perché poi ci sono tante cose in ballo con tante variabili. Questione Crescent, lei l'ha nominato prima, c'è stata un'udienza al Consiglio di Stato qualche giorno fa, ci sono delle novità? No, novità per adesso no. Ovviamente già questa udienza al Consiglio di Stato è un'ennesima tappa nella demenzialità che ha questo paese, che esprime questo paese. Cioè, noi avevamo una sentenza del Consiglio di Stato che diceva: va tutto bene, no? 4 anni di indagini, tutto a posto, c'è solo un punto su cui bisogna integrare la documentazione, che è il parere paesaggistico. Dopodiché noi abbiamo approvato il nostro parere per quanto riguarda il PUA, non l'edificio. Per l'edificio non abbiamo ancora approvato nessun parere, quindi per il Crescent specificamente lo mandiamo alla soprintendenza. Incredibilmente dei funzionari del Ministero dei Beni Culturali, Beni Culturali, rinviano al Consiglio di Stato per chiedere al Consiglio di Stato come deve essere interpretata la sentenza di 4 mesi fa, cioè se il parere che dobbiamo rimandare deve essere rimandato sulla base della legislazione di 4 anni fa o della legislazione di oggi. È del tutto evidente, per quello che riguarda noi, che si applica la legge di quando è stato approvato il primo progetto, ovviamente. Però noi stiamo adesso al TAR per avere l'interpretazione della sentenza,
e continuando così domani qualcun altro chiederà l'interpretazione dell'interpretazione e nel frattempo 200 famiglie stanno a casa a grattarsi la pancia perché non hanno più il lavoro. È una vergogna, ma questa diciamo è parte di quella palude burocratica di cui si dovrebbe liberare l'Italia se vogliamo creare lavoro e se non vogliamo diventare un paese che scivola a poco nella disperazione. Io veramente sono indignato. In un paese nel quale abbiamo ormai il 13% di disoccupati, abbiamo qui in Campania la metà dei giovani fino a 29 anni che non ha lavoro da anni, la metà. Un progetto come quello di Piazza della Libertà Crescent mobilita 2000 posti di lavoro, fra lavoro diretto, fra lavoro indiretto, fra attività commerciali e turistiche che possiamo mettere in movimento. Credo che adesso nel giro di poche settimane il Consiglio di Stato emetterà la propria valutazione, ci sarà un'altra sentenza con la quale il Consiglio di Stato dovrà dire: la mia sentenza di 4 mesi fa deve essere interpretata in questo modo, sperando, ripeto, che qualcuno al Ministero poi non chieda l'interpretazione sull'interpretazione. E non la finiamo più, insomma. Non ci si crede. Quando racconto queste cose, sai qual è la cosa incredibile? Quando devi interloquire con persone non italiane, no? Riccardo Bofilli, progettista spagnolo, o altri, Chipperfield inglese, quando spieghiamo a chi vive all'estero questa situazione dell'Italia, la gente ci guarda in faccia, cioè non ci crede, perché hanno l'impressione che li stia prendendo in giro. Dice: ma voi siete un paese di malati mentali, è un manicomio, questo non è un paese normale. Quindi dobbiamo comunque in ogni caso attendere questa sentenza per avere un punto e un si ricomincia o si riprende, insomma, e basta. C'è un altro argomento sul quale vorrei chiedere il suo parere ed è un argomento, insomma, che sta molto a cuore a noi salernitani, la centrale del latte. Il 21 marzo c'è l'assemblea, c'è il consiglio, dal quale verrà fuori, io credo, complessivamente una nuova centrale del latte. Si parla addirittura di una nuova governance. Che cosa succederà? Il 21 marzo entra la primavera. Sarà la nuova primavera della centrale del latte, possiamo definirla così? No, una cosa di sicuro succederà, che saranno cancellati tutti gli elementi di parassitismo, tutti gli sprechi, tutti gli abbuffamenti che ci sono stati per lunghi anni e cominceremo a fare le persone rigorose più di quanto non sia accaduto per il passato. Poi su come decidiamo di procedere lo valuteremo nei prossimi giorni, se rifare un bando di gara per la vendita a privati della centrale, se definire prima un piano industriale rigorosissimo per fare dell'azienda un'azienda che lavora in termini davvero industriali, o se dovremo coinvolgere il Ministero dell'Agricoltura. Ci sono varie opzioni sul campo che noi cercheremo di valutare con grandissima accortezza. Quello che è sicuro è che non ci dovrà essere più neanche un euro di straordinario pagato a chi prende già stipendi importanti, e tredicesima e quattordicesima, e a cui non sarà più consentito di abbuffarsi con 700.000 euro l'anno di straordinario, che sono soldi sottratti ai cittadini salernitani, perché quei soldi potrebbero servire a pagare gli asili nido, le manutenzioni stradali, le iniziative sociali, culturali, che invece mettevano in tasca alcuni di quelli che lavorano lì e fanno finta di protestare. 700.000 euro di straordinario avete conteggiato? Sì, di straordinario. Oltre quello che prevede il contratto nazionale, c'erano contratti, accordi locali, che saranno denunciati tutti quanti, che prevedevano aggiunta di salario, di straordinario, varie voci, gratifiche natalizie, 258 euro a testa per le feste di Natale e compagnia bella, che saranno cancellati tutti fino all'ultimo euro. Beh, sindaco, noi diciamo una cosa, siamo al fianco dei lavoratori, oramai lo diciamo veramente da tempo, però ovviamente se ci sono delle stranezze, se ci sono delle cose, insomma, che vanno sottolineate e degli errori che sono stati fatti, allora deve pagare qualcuno. Se sono stati indebitamente assegnati dei soldi che magari non dovevano essere assegnati, allora naturalmente si faccia chiarezza su questo, anche se, insomma, mi permetta di dire che, considerando che è una azienda comunque collegata al comune, probabilmente c'è qualcuno che doveva controllare e non ha controllato. Quindi sinteticamente potremmo dire che, insomma, verranno prese comunque delle decisioni drastiche e verranno cancellate delle cose. Ci sarà soltanto quello che prevede il contratto nazionale e sarà rispettato rigorosamente. Sindaco, grazie. Naturalmente ci ritroviamo giovedì prossimo alla stessa ora. Buon fine settimana a lei e a tutti i salernitani. Grazie. Un saluto agli ascoltatori, grazie.